Adesso vi voglio fare vedere ancora Gianni Morandi che ci racconta questo suo diario dall'ospedale dove è ricoverato dopo le ustioni per l'incidente mentre bruciava delle serpaglie vicino a casa sua. Daria Gallarino, guardate. Ridatemi Anna, se no chi me le fa le foto. Tanti messaggi di incoraggiamento per Gianni Morandi, il mostrafiero dal suo letto di ospedale. C'è quello di Silvia, dei pazienti e del personale del reparto di oncologia. Un fumetto allegro in cui il cantante chiede di rivedere la moglie Anna, sua speciale reporter in questi giorni di degenza. Da Fano, invece, arrivano gli auguri speciali di una caricaturista di nome Samantha. Nel dipinto, Morandi è guarito nella sua campagna, con la chitarra in mano e le bende si trasformano in un angelo. E rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Un ricovero lungo, quello a cui è costretto il cantautore. Sono trascorsi 20 giorni dall'incidente nella sua campagna bolognese. La caduta tra le fiamme, mentre bruciava serpaglie, gli ha provocato gravi ustioni alle mani e alle gambe. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto fare continui progressi, camminare in reparto con le mani e le braccia bendate. Poi, finalmente, la mano è stata parzialmente scoperta. Lui stesso ha mostrato con orgoglio i suoi passi avanti, impugnando la forchetta da solo. Un gesto semplice, ma carico di ottimismo. In questo periodo faticoso di cure e riabilitazione, il cantante non ha mai perso il sorriso. Nonostante il dolore e il rischio scongiurato di un intervento chirurgico per le ferite di secondo e terzo grado riportate dopo la violenta caduta nel fuoco. Ogni giorno Morandi non manca di rassicurare i suoi follower, che sono tanti, oltre 3 milioni, e fedelissimi.